Nessuno mi può toccare, nessuno. Perché se qualcuno mi tocca, mi arriva addosso la ragnatela. Tano è un uomo ai margini, un outcast, un disabile mentale, debole, indifeso, fragile, da maneggiare con cura, pena l'esplosione in mille frammenti. Tano è la vittima della gratuità del male insensato, immotivato, che sempre più spesso ai giorni nostri si manifesta senza un logico perché. Senza alcuna ragione razionale, infatti, Tano viene pestato a morte da alcuni agenti. Picchiano duro e vanno a segno. Tano è dunque il protagonista di Una notte sbagliata, un flusso narrativo poliedrico e caleidoscopico ideato e inscenato da quel potente storico affabulatore che è Marco Bagliani, con uno scopo ben preciso. Come mai gli esseri umani arrivano a essere così terribilmente persecutori rispetto a qualcuno che è inerme? Abbiamo la sensazione netta che ci sia un progressivo impoverimento della sacralità della vita. I barboni che vengono incendiati per gioco dei ragazzini, quegli altri che si divertono a mandare a morte un pensionato solo perché si annoiano. Il racconto in realtà non è solo la storia lineare di una cruenta e gratuita aggressione, ma, movimentato da slittamenti spaziali, temporali e tematici, presenta terribili ricordi autobiografici, una penetrante disamina cristologica sul valore del sacrificio e, come il vero teatro sa fare, lancia una domanda semplice, essenziale ed ineludibile, che ci interroga quando perdiamo la nostra divina umanità. Chi sei tu? Chi sei tu?